da Mimmo Ceccaroni, dal titolo Naturalum, sulle simbologie dei bestiari, è incentrato sul bestiario come genere e uno strumento di esplorazione simbolica. Attraverso l'enfasi descrittiva e rappresentativa dei bestiari, sia occidentali che orientali, quello che si delinea è una propria indagine, che al contempo sulla natura degli animali e in parallelo sulla natura umana. La candidata ripercorre questo tema sia dal punto di vista storico che dal punto di vista iconografico, introducendo anche un parallelo tra bestiari occidentali e orientali. Al lavoro teorico ha affiancato una proposta progettuale con l'obiettivo di indagare, attraverso il medium dell'illustrazione, differenze e somiglianze tra bestiari orientali e occidentali. Prego. Inizio subito la presentazione. Il nome della tesi è che affianco degli studi di simbologia dei bestiari e, come suggerisce il titolo, la tesi si pone l'obiettivo proprio di esplorare il bestiario come strumento conoscitivo ed interpretazione della natura. Innanzitutto, prima di iniziare a presentarmi nella vera ricerca sui bestiari, però era necessario porre una base storica, comunque capire l'origine, dove hanno avuto origine i bestiari, motivo per cui ho dedicato il primo capitolo al Physiologus. Il Physiologus è un testo di tipo naturalistico precedente appunto ai bestiari e si poneva come struttura, utilizzava gli animali accompagnando le loro descrizioni e delle moralizzazioni di tipo religioso. Non si conosce precisamente in che utilizzo avesse il Physiologus, tuttavia è stato su questa base che si sono appunto formati i bestiari, quei manoscritti comunque che dal XIII secolo in poi verranno dimenticati. Nel secondo capitolo, attraverso Pastore, ho quindi cercato di introdurre il genere dei rettori del bestiario, che, come precedentemente detto, ha diverse cose in comune con il Physiologus. Infatti, per cominciare, utilizza anche qui c'è una descrizione di animali che viene accompagnata da delle moralizzazioni di tipo religioso, ma una caratteristica distintiva sono senz'altro le ricche illustrazioni. Queste tuttavia non erano state inserite a mero scopo decorativo, bensì avevano una funzione precisa. Il bestiario infatti era stato creato per essere utilizzato in un contesto religioso di predicazione, e motivo per cui le illustrazioni andavano ad aiutare la predicazione creando dei simboli, delle simbologie che erano visivamente facilmente riconoscibili dal pubblico di fedeli, in modo che potesse essere riconosciuto anche al fuori del contesto della Chiesa. Infatti nel medioevo l'analfabetizzazione era molto diffusa, motivo per cui era necessario creare un linguaggio visivo facilmente comprensibile. Le illustrazioni andavano quindi a creare questo linguaggio molto suggestivo. È importante comunque ricordare che appunto il bestiario era utilizzato direttamente in un contesto religioso, non aveva delle pretese scientifiche. Infatti spesso viene criticato questo aspetto, soprattutto sia nei contenuti ma anche nelle illustrazioni, che viene criticato per via della sua, diciamo, della lontananza dalla realtà, per via delle sue stilizzazioni, comunque anatomicamente risulta incorretto, così anche le descrizioni sono lontane dalla realtà. Tuttavia, come detto, non aveva pretese scientifiche ed era finalizzato per essere utilizzato in contesto religioso, per aiutare i fedeli a ricordare meglio i passaggi biblici, per cui criticare o comunque considerare la conoscenza, la coscienza medievale riduttiva non è del tutto corretto in questo caso. Inoltre sono presenti anche dei bestiari che escono dalla definizione formale di quello che era, come per esempio il caso del Liber Monstrorum, che presenta unicamente dei mostri, comunque delle creature fantastiche, volte a intrattenere e a stupire i lettori. E qui vediamo che quindi non hanno nessuna funzione religiosa, ma semplicemente quella di stupire. Nel terzo capitolo, una delle cose che ho trovato interessanti, comunque, approfondendo la mia ricerca attraverso il bestiario del Medioevo di Pastore, è stata un'osservazione che ho notato che le descrizioni comunque religiose erano spesso accompagnate da anche delle approfondite descrizioni di caccia e delle illustrazioni molto violente in cui gli animali venivano cacciati. Questo è un fatto
ricordare che ruolo avessero gli animali a quello scopo narrativo venissero introdotti in questo contesto che doveva essere certamente appunto religioso. Questo quindi mi ha portato a Castiel, che attraverso le teorie di Giulia Cristeva sull'affetto spiega come cerca di rispondere a questa domanda. Secondo le teorie di Giulia Cristeva sull'ambiente, l'uomo cerca di identificarsi in ciò che è attorno, ma nel momento in cui ciò che è attorno non lo rappresenta, egli cerca di annullarlo o comunque di separarsene completamente. Applicando questa teoria quindi al contesto medievale, in cui l'uomo si definiva prettamente secondo la definizione della Chiesa, in cui l'uomo è definito in base alla sua ragione e alla sua superiorità rispetto all'animale, si capisce subito per quale motivo egli cercava di separarsene uccidendolo, comunque applicando una violenza su di loro. Tuttavia c'è anche un aspetto importante in cui non è solamente l'uomo che esercita il dominio, ma anche l'animale comunque caccia in un certo senso l'uomo. Infatti ci sono diverse illustrazioni in cui invece è l'uomo stesso ad essere quello sottoposto di sofferenza, e questo probabilmente va a rappresentare la fragilità non solo del corpo, ma anche dell'identità umana. Oggigiorno gli animali non sono più tanto, non siamo più a stretto contatto con gli animali e con la natura quanto lo potevano essere gli uomini medievali. Tuttavia, l'immaginario degli animali continua ad apparire nella nostra vita quotidiana attraverso luoghi aziendali, emblemi nel nostro linguaggio comune o anche delle storie che ci raccontiamo, come per esempio nella letteratura per bambini. E quindi c'è comunque una continua necessità di identificarci negli animali, e questo diversi studi scientifici hanno provato che è dovuto al fatto che noi applichiamo un l'antropomorfismo, ovvero cerchiamo di applicare la nostra esperienza umana e caratteristiche umane a sia gli oggetti che circostanti, ma soprattutto agli esseri viventi. Tuttavia questa visione fortemente antropocentrica ultimamente è iniziata ad essere rivista da nuove discipline come anche quella degli animal studies, perché si ritiene che sia appunto riduttiva e si vuole cercare di rivalutare queste teorie per rivalutare il rapporto che abbiamo tra l'uomo con gli animali e con la natura circostante. Infine, nel quarto capitolo, esploro lo Shanghai Jing. Questo si tratta di un manoscritto di origine cinese risalente al III secolo avanti Cristo, e questo l'ho trovato perché imbattendomi nel libro A Chinese Destiny di Strasberg, e la prima cosa che è stata di curiosità mi è stato consentato nel titolo, proprio perché come visto fino adesso il bestiario comunque è un genere con cui si definiscono i manoscritti di tipo medievale risalenti comunque al XII e XIII secolo. Per cui definire in questo modo un manoscritto di origine cinese molto antico l'ho trovato interessante, ed è stato Strasberg stesso comunque a chiarire subito nell'introduzione che si tratta di una definizione non del tutto, che comunque non entra del tutto nella definizione formale del bestiario. Tuttavia, osservando i contenuti delle illustrazioni, ho pensato che fosse necessario e interessante creare un confronto tra questi due generi. Infatti lo Shanghai Jing contiene centinaia di descrizioni di montagne, di fiumi, di piante, di pietre e di creature soprattutto fantastiche, accompagnate da illustrazioni, per cui ho trovato alcune similitudini. Classificare lo Shanghai Jing non è facile proprio per via delle sue numerosi contenuti, siccome comunque cerca di racchiudere in esso tutte le conoscenze che si avevano all'epoca. Tuttavia trovo che sia interessante creare un confronto, proprio perché queste due culture hanno comunque trovato una soluzione in qualche modo simile, ma anche chiaramente diversa, per cercare di organizzare comunque le conoscenze che avevano all'epoca, sia a livello di chiaramente contenuti, ma anche a livello di raffigurazione. Infine, ho voluto concludere la mia ricerca con una riflessione su che cosa sono i bestiari. Chiaramente a questo punto può sembrare una domanda un po' banale, tuttavia
nel contesto, io trovo che nel contesto moderno il bestiario come lo vediamo oggi sia molto diverso da quello che è la sua, diciamo, definizione formale. Infatti spesso l'aspetto religioso viene dimenticato e non viene neanche visto come un genere a sé stante, ma spesso piuttosto utilizzato come un mezzo, come uno strumento a favore di altri generi, soprattutto quello del fantasy. Tuttavia trovo che questa esigenza di cambiare il genere è stata necessaria proprio per via del cambiamento delle epoche, comunque delle esigenze del pubblico. E vorrei quindi concludere con una citazione di Todorov che riassume perfettamente come i generi cambiano. Da dove vengono i generi? Semplicemente da altri generi. Un nuovo genere è sempre la trasformazione di uno o più vecchi generi per inversione, per sovrapposizione e per combinazione. Il progetto personale che è nato da questa ricerca è stato un piccolo bestiario illustrato in cui ho voluto selezionare certi animali che comparivano più spesso nella cultura sia medievale europea sia cinese per cercare di creare un confronto quindi tra la raffigurazione di queste due culture. Questa idea mi è venuta soprattutto leggendo il libro degli esseri immaginari, siccome qui ci sono una raccolta di appunto esseri fantastici, tuttavia si erano presenti diverse descrizioni una versione europea e una versione cinese dello stesso animale, quindi ho trovato che potesse essere interessante creare appunto un genere di dialogo tra le diverse illustrazioni. E queste sono le illustrazioni che ne sono conseguite. Anche riferita
qualche anno fa ha illustrato, ha creato circa 30 tavole nel suo libro Mythic Beast, in cui ha ripreso appunto le creature dello Shanghai Tsing e ha voluto interpretarle a modo suo, quindi mi sono ispirata anche a lui per questa parte. Grazie mille.